Martedì 7 maggio, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli. In ottica Napoli c'è qualcosa, ma non riguarda direttamente il Napoli. Le notizie che di oggi lo vedete dalla prima pagina del Corriere dello Sport, insigne o insipido, aria fritta, insomma. Si parla ancora di questo accordo presunto, dico io, trovato la scorsa settimana a casa di Ancelotti tra Insigne, il suo procuratore, il tecnico e il Napoli. Io credo che sia stata una mossa strategica, il che non vuol dire che Insigne andrà via al 100%, però sono certo che non è stato trovato nessun accordo definitivo. Credo che la volontà delle parti, soprattutto del giocatore, giustamente ribadisco, sia quella di andare via per guadagnare di più e provare a vincere, però questo accordo di facciata era inevitabile da proporre e del resto penso che il giocatore è un professionista, continuerà a dare il massimo nelle prossime tre partite e se non dovesse andare in porto all'operazione di cessione lo farà anche in futuro. Operazione di cessione che continua a essere difficilissima perché faccio fatica a pensare che ci sia una società disposta a portare a Napoli i soldi che Ancelotti vuole e senza quei soldi Ancelotti non potrà, scusate, che De Laurentiis vuole, senza quell'offerta De Laurentiis non potrà mai accettare la cessione del giocatore. Le altre notizie in ottica Napoli sono una che riguarda il Napoli direttamente. Ieri è iniziata a Madrid l'incontro tra le società che sono contrarie alla Super Champions che è nella mente di Agnelli e tra queste società c'è anche De Laurentiis. De Laurentiis sin qui è stato il principale alleato di Agnelli nell'EICA. E addirittura credo, se non ricordo male, ma sono abbastanza sicuro, presidente di una commissione, la commissione marketing e comunicazione, che sono due cose che nel Napoli non funzionano comunque, a volte i titoli servono solo per dare un'immagine, per scrivere qualcosa sul biglietto da visita, ma poi non sono affatto operativi. Comunque, De Laurentiis, che è presidente di una commissione importante dell'ECA, si è schierato contro il progetto dell'ECA quando ha capito che il Napoli sarebbe stato penalizzato. Non ci voleva un arco di scienza a capire che se si fosse andato a finire a quello il calcio italiano, fermo restando con il calcio italiano con quattro squadre rappresentate in Champions, per il Napoli sarebbe stato difficilissimo muoversi. Faccio fatica anche a capire la posizione della Roma, lo vado a spiegare. Io non credo che i quattro posti all'Italia siano automaticamente assegnati tutti e quattro ad invito. Quindi la Roma non rientra nelle tre grandi, ammesso e non concesso che diano tre posti ad invito. E quindi la Roma, secondo me, dovrebbe essere dall'altra parte dello schieramento, però è chiaro che la Roma in un'ipotetica lista di partenza è al quarto posto, il Napoli al quinto, quindi De Laurentiis che si è battuto per un torneo particolare, adesso ne è fuori. C'è anche da dire che la controproposta fatta dal presidente del Napoli è particolare, ma è più realizzabile. Con un supercampionato aperto alle prime sette delle maggiori leghe, in modo da fare abbastanza partite internazionali, sta di fatto, vediamo quello che succede, si va verso una spaccatura totale. Le società dell'ECA non hanno i numeri per imporre una riforma, questo sia ben chiaro, però potrebbero portare a una spaccatura, a una fuoriuscita dalla UEFA e dalla FIFA con effetti devastanti. Comunque, vediamo, poi lo analizziamo più da vicino. L'altra notizia che riguarda molto indirettamente il Napoli è l'intrigo VAR in 3D come titolo del Corriere dello Sport. Il rigore concesso al Napoli c'era perché il fallo di mano è stato visto dalle immagini in 3D, era sia pure di pochi centimetri in area di rigore. Sarebbe stato interessante dirlo prima. Poi c'è un articolo oggi molto interessante sul Corriere dello Sport, in cui si dice che oggi i tifosi che vanno allo stadio sono doppiamente penalizzati perché vedono male e via discorrendo, soprattutto non si rendono conto di quello che sta succedendo in ottica VAR, per cui quando c'è un gol non sanno se esultare o disperarsi, stanno in attesa e via discorrendo. A questo punto la riforma è di mettere, innanzitutto a rendere obbligatori i tabelloni negli stadi e poi a permettere la riproduzione delle immagini, quelle che vedono da casa e quelle che vedono gli arbitri. Servirebbe molto anche per far sbollire certe situazioni di rabbia. Il Cagliari ieri, domenica sera, ha protestato a giusta ragione dal suo punto di vista, anche perché il fallo di mano non era evidentemente in aria, perché non è stato concesso a nessuno di vedere quelle immagini che sono rimaste oscurate anche da parte delle televisioni. Non si possono prendere decisioni
in base ad immagini che poi non si fanno vedere al pubblico, perché questo alimenta semplicemente i sospetti di misteri. Il VAR quest'anno ha fatto un notevolissimo passo indietro, ma non per colpa delle macchine, che anzi si stanno sempre più migliorando, ma per colpa degli arbitri che non lo hanno voluto in molti casi applicare. Quando la VAR interviene in modo equo, è giusto che lo si sappia, anche per evitare proteste. Domenica sera sono stati espulsi un giocatore del Cagliari e l'allenatore per proteste. Se l'immagine fosse stata evidente e visibile anche loro, non avrebbero protestato e non sarebbero stati espulsi. Questa è una ingiustizia da sanare immediatamente. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport. Vediamo le pagine interne del Corriere dello Sport. La Superlega spacca il mondo del calcio. C'è la faccia di Agnelli, presidente dell'ECA, che spinge per questa Supercoppa. Con sostanzialmente a inviti a cui al calcio italiano andrebbe forse riservato un solo posto da conquistare sul campo, sarebbe giusto da un certo punto di vista, perché non posso rinnegare quello che è il mio pensiero, per cui le grandi piazze devono stare nei grandi tornei per motivi economici, però sarebbe un ulteriore vantaggio per alcune squadre. Ad esempio faccio il caso del Milan e dell'Inter, che sono oberati dai debiti, che potrebbero per assurdo vendere tutti i propri giocatori, tanto avrebbero in ogni caso il diritto di partecipare alla Champions, a discapito di altre squadre che dovrebbero fare grossi investimenti avendo poi pochissime possibilità di andarci. Quindi questo è un rischio da evitare di correre. In ottica mercato, De Paul, il centrocampista, il trequartista dell'Udinese nel giro della nazionale Argentina, Inter o Napoli, un onore, per lui non farebbe nessuna differenza. Vediamo alla notizia che abbiamo detto, di cui parlano tutti i giornali, ma è una non notizia Insigne divide. Insigne dal prossimo anno pare che guadagnerà circa 6 milioni l'anno. Io ho detto la mia, che è questa, cioè Insigne ha tutto il diritto di andare via. E se il Napoli alza notevolmente il monte ingaggi, cosa che non credo farà, è giusto anche tenersi Insigne a 6 milioni l'anno. Ma se 6 milioni l'anno può prenderli un solo giocatore, è il caso di darle a qualcuno che faccia la differenza e non a Insigne, che è napoletano, gli voglio un bene dell'anima, però non è un giocatore che in questi anni ha mai fatto la differenza, ecco. Ha fatto la differenza in qualche partita, mai nelle stagioni. Quindi se Insigne deve essere il giocatore del Napoli che guadagna di più, è inutile, è meglio darle a qualche altro che è determinante, uno che fa i gol. Semmai un trentenne preso a parametro zero, che però ti garantisce quello che Insigne non ti garantisce. Poi sono scelte che fa la società, entriamo, teniamoci da parte, è una mia valutazione. Ritengo che chi faccia il mio lavoro non debba mai tirarsi indietro quando pensa qualcosa, l'ho detto apertamente. Insigne ha il diritto, il dovere di chiedere di andare via, e se deve essere lui a guadagnare al Napoli queste cifre, il Napoli non può permettersele per tutti, quindi bisogna prendere un giocatore che fa la differenza. Un giocatore che fa la differenza, che faccio fatica a pensare possa essere questo Hernandez che il Napoli sta trattando, è un giocatore del Real Madrid che è in prestito, però è un 21enne e io continuo a dire che il Napoli non deve prendere 21enni, altrimenti li dobbiamo vedere, per 2 anni non giocheranno, il presidente si arrabbia, giocatori fatti, altrimenti non vinceremo mai nulla. L'intrigo della VAR in 3D l'abbiamo parlato. Giulini, chi sapeva della tecnologia? Questa è l'intervista che ha reso Giulini, il presidente del Cagliari, al Corriere dello Sport, e ha ragione. Cioè, dal loro punto di vista è un rigore che non si spiega. Ci fosse stata la comunicazione per tempo che c'era la tecnologia 3D e la si fosse fatta vedere l'immagine a tutti, non ci sarebbero state polemiche. In difesa dei campionati, l'abbiamo detto, è quello che sta succedendo teoricamente contro l'attacco dell'ECA. Questa è la Gazzetta dello Sport. Serie A presente in massa, niente big, giocate piccole in coro, non aumenti il divario. E tra le piccole ci sta De Laurentiis e Lotito. De Laurentiis ha fatto lo splendido schierandosi con Allegri, adesso ha capito che è fuori e è passato dall'altra parte. Ci voleva uno scienziato per capirlo. Lo stesso errore che sta facendo la Roma, La Roma non è presente a Madrid. Napoli a vita, sono le parole di Insigne, che avrebbe detto Insigne. Vediamo che cosa succede. Questo qui invece, sempre in ottica Napoli, è la pagina della Repubblica Napoletana, Mertens no limitis, record e scudetto. Il record è quello dei gol, lui è vicino ormai a Hamsik e spera di superarlo. Lo scudetto lo speriamo tutti, vediamo che cosa succede. Vediamo, questo è il Corriere, ci dovrebbe essere la... Eccola qui.
Ah, questo è il Corriere del Mezzogiorno. Corriere dello Sport, la pagina nazionale, il Diavolo a 4, ieri il Milan ha vinto una partita importante, Gazzetta dello Sport, Conte torno e vinco, ha detto che non andrà alla Roma perché la Roma non ne ha un progetto vincente sostanzialmente, probabilmente andrà all'Inter. Milan sì, Bakayoko no, superato il Bologna, ma quanta fatica, c'è un altro caso tra Rino e il francese, si sono mandati a quel paese. I 7 giorni di Allegri e di Agnelli in contromax al rientro da Madrid, sullo sfondo c'è il Paris Saint-Germain. Allegri potrebbe andare al Paris Saint-Germain per la gioia di quei tifosi della Juventus che non sono contenti di 5 campionati consecutivi vinti, ma gli rinfacciano di non aver vinto la Champions. Champions a un passo per Spalletti, tutto sport, Cairo sfida Agnelli e Cairo sta con le piccole società a Madrid contro il progetto di Agnelli. Chiudiamo con QS, il diavolo di rabbia che ha vinto la partita di rabbia. E con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.